trovato qualcosa? No, signore, non ancora. Deve esserci qualcuno. Continua a cercare. Sì, signore. Stiamo perdendo tempo. Non c'è nessuno qui. Sono certo di aver sentito qualcosa. Shh, Yune, non fare rumore. Se ti sentono, ci troveranno. Chi va là? È la Brigata della Luce? No, solo un uccellino. Credevi che non ti avessimo visto? Guardate, ha i capelli d'argento. Se è quell'indovina, diventeremo degli eroi. Senza di lei la Brigata della Luce non vale niente. Oh, il generale sarà molto soddisfatto. Legatela! Subito, signore. Senti, ragazzina. Stai ferma, se non puoi farti male. Non è sola! Sode! Benvenuti, signori, all'emblema della scoperta. Io sono Jack of the Desert, conosciuto sul web come Paco Scarso. E dopo quest'intro credo che Sabaku possa anche chiudermi il canale. Deve essergli accaduto qualcosa. Non preoccuparti, arriverà anche lui. Ehi, mi è venuta un'idea. Mikaia, perché non usi i tuoi poteri per sapere quando arriverà Leonardo? Edward, sai bene che non posso. Io riesco a prevedere solo alcune cose. Non mi è possibile scegliere quali. Stavo scherzando. Eppure Leonardo non è mai in ritardo. Deve essergli Aiuto! Qualcuno ci aiuti! I banditi stanno attaccando la città. Scappate! Chissà che cosa vi succederebbe se vi prendessero. Dov'è l'esercito di occupazione imperiale questa volta? Come possono mantenere la pace se nessuno sa dove sono? Chi? I soldati di Begnon. Ah, quelli se ne fregano di noi. Begnon ha vinto la guerra e Dane ha perso. Per loro non contiamo nulla. Sembra che il loro unico interesse sia dare la caccia alla Brigata della Luce, mentre i veri furfanti fanno quello che vogliono. Sono dei buoni a nulla, saremo lieti di aiutarvi. Quanto a voi, cercate un nascondiglio e lasciate noi quei banditi. Non preoccupatevi per noi, avete davanti proprio due membri della Brigata della Luce, cui Begnon sta dando la caccia. Cosa? Davvero? Fate parte della Brigata della Luce? Con i miei amici parliamo sempre di voi. Voi? Ma siete solo dei ragazzini. Ah, che tempi. Ragazzini costretti a combattere e rubare per aiutare i poveri. Comunque, noi non siamo in grado di affrontarli, quindi accettiamo volentieri il vostro aiuto. Ma fate attenzione, non resteranno a farvi a pezzi se si presenterà l'occasione. Aprite bene le orecchie, zotticoni. Questa è una città di marmocchi e vecchi dementi. Portate via tutto. Onesto. Yune, qui è troppo pericoloso per te. Mettiti al sicuro. Bene, in questa parte del gioco dovremo impersonare i membri della Brigata della Luce, un gruppo di ribelli che lottano per l'indipendenza della propria nazione. Abbiamo il leader,
Micaia, che è un indovina, e Edward, che è un mirmidone. Fatemi fare alcune modifiche che almeno vi lascio le animazioni per le prime volte che vedete i personaggi, poi mi sa che li disattiverò. Ah, una bella bambina come te può farmi guadagnare un bel gruzzolino. Ora fai la brava e vieni da paparino. Che hai detto? Spero per te che non sia un insulto, brutta. Tanto muori tranquillo. Non per mano di Micaia, perché è un po' impedita all'inizio. Però ci pensa Edward. Cominciamo già bene. Comunque, se volete farmi delle domande sulla backstory che non vi è chiara o delle curiosità su alcuni personaggi, fate pure e vi risponderò nel prossimo video. Un po' come Pokémon Cristallo. O anche domande inerenti a me, che cavolo ne so. Scegliete voi, basta che non siano, non so, genere porno preferito come quella che ci ha fatto Legging Warlus. Però vabbè, tagliamo corto, facciamo fuori questi banditi prima che rubino robe. D'accordo, ora ci muoveremo così, vediamo un po', questo arriva qui, questo qui, questo qui, quindi ci mettiamo in questa posizione e curiamo con Micaia. Ha il drone del sacrificio, può sacrificare i suoi PS per curare un alleato. Oh no, no es, 4 di danno, schifa. Edward è piuttosto buono all'inizio, non come quel tizio di biondo che praticamente fa schifo. Micaia, Leonardo, come ci hai trovato? Mi ha detto un uccellino, il tuo per la precisione. Che pensavate di fare voi due? Volevate affrontare quei banditi da soli? È un gesto insensato. Scusaci Leonardo, ma non potevamo abbandonare questa povera gente al suo destino. Ti prego, dacci una mano. Leonardo è uno dei tre arcieri presenti nel gioco. Il problema è che non è male come arciere, ma rispetto agli altri due che vedrete in seguito fa un po' schifo. Giusto quell'attimino. Vabbè, finiamo il bandito con Micaia. Ripperoni. Allora, qui mi sa che posso raggiungermi solo... Ok, perfetto. Attendi. Lasciamoli avvicinare, intanto Edward incassa i colpi. Schiva, buon bambin Gesù! Va bene che siamo in difficoltà normale, però. Ma sì, dai. Buongiorno. Ok, Micaia sta per salire di livello. Dovrebbe arrivare anche il bandito là in alto a destra, in teoria. Vediamo. Schiva. Bravissimo. Bene. Questi invece che fine fanno? Ah, ok. Erba medica, così almeno può tornare in forze. Leonardo lo piazziamo dietro. Non penso di usare Leonardo. Se vi piace poi come personaggio potrei anche pensare di utilizzarlo.
ma adesso non sono molto propenso a farlo. Va fortissimi. Aia. Un triplo? No, l'ha già fatto prima effettivamente. Ah, beh, carino come level up. Vediamo un po'. Ciao. Ripperoni. E anche Mikaia sale di livello. Aspetta, magia, fortuna e resistenza? Mikaia ha dei growth rates elevatissimi in quelle statistiche. La vedete raramente salire in PS o in difesa, ve lo dico. Contando che Edward affronterà il tizio lì, faccio fuori con Leonardo. Le tartarughe ninja che hanno un coraggio speciale e c'è da lottare, loro lotteranno, loro vinceranno per noi. Ops, ho skippato un dialogo poco importante, che peccato. Aia. Ah, non può ancora attivare Ira, mannaggia il clero. Ha un'abilità che, se sotto il 30% di PS, gli permette di avere un critico aggiuntivo. Non mi ricordo di quanto aumentasse, forse il 50%. Sì, 50%. Che è tanto per l'unità. Ok, è andato. Mikaia lo facciamo fuori con Leonardo. No, lo facciamo fuori con Edward. Sì, si può fare. Siete una vergogna per i ladri degni di questo nome. Vi piace fare del bene? Venite, ve ne farò un po' io. Queste persone lavorano sodo per sfamare le loro famiglie. Poi arrivate voi e gli rubate quel poco che hanno guadagnato. Taci ragazzina, anch'io lavoro sodo e onestamente. Dopo che ti avrò venduta come schiava, anch'io mi sarò guadagnato un onesto gruzzolo. E invece... Buongiorno. Se ne vada. E il capo dei banditi è morto. Ah, cosa è successo? Sei morto. Fantastico, abbiamo vinto. Avevi proprio ragione, Mikaia. Non potevano competere con noi. Yune, vieni qui. Ce l'avete fatta. Oh, è la signora. Grazie, vi dobbiamo la vita. Ehi voi, che fate? Fermatevi subito. Oh, bene, bene. Guarda un po' chi si vede, i soldati di Beignon. Diciamo che se la son presa comoda. Non devono prenderci, Mikaia, Edward, cammi in spalla, corriamo. Mi dispiace, dobbiamo andare ora. Lo so, grazie ancora per ciò che avete fatto. Ora andate però, correte. Ehi signora, io mi chiamo Nico. Da grande voglio diventare come voi. Tornate a trovarci. Sì. Fermi, non muovetevi. Una cosa che mi sta sul culo sono i cattivi che ti dicono fermo ma non ti inseguono. E infatti c'è un intelligente. Contro chi stai sbraitando, soldato? Generale Yarod, quando siete arrivato? Rispondi alla mia domanda, verme. A chi stavi gridando e perché ti sei limitato a gridare invece di intervenire? Ah, chiedo scusa, signore. Pare fossero membri della Brigata della Luce, una banda di ladri che prende di mira le merci riscosse come tributo.
Si dice che restituiscano il mal tolto agli abitanti del villaggio e si atteggino a eroi. Si dice che tra di loro c'è anche una strega, la chiamano la ragazza dei capelli d'argento. Dicono che sia in grado di guarire le ferite con la sola imposizione delle mani e la ritengono una specie di salvatrice. Ah, e allora? Come vi siete comportati con questi buffoni? Signore, alcuni giorni fa, entrando nel loro covo, abbiamo trovato una ragazza dei capelli d'argento. Li avevamo stanati, ma quei cani sono astuti e alla fine li abbiamo persi. Oh, capisco. Ora inizio a capire. Che cosa, signore? Inizio a capire che razza di incompetenti siete. Rip. Fate cantare questa gente, voglio sapere chi sono quei banditi e dove si nascondono. Sì, signore, agli ordini, signore. Non mi interessa chi siano. Più in gamba sono e più ci sarà da divertirsi, non è così, signore? Esatto, non ne posso più di sorvegliare questa sporca città. Avevo proprio bisogno di qualche nuova emozione. E qui finisce il primo capitolo di questa saga. Vorrei un feedback da parte vostra, se vi è piaciuto, se volete che lo continui. E mi raccomando, fatemi domande sui personaggi, sulla backstory, su qualunque curiosità vogliate o anche su di me. Sarò felice di rispondervi giusto per ingannare il tempo. E ci rivediamo al prossimo capitolo.